adesso è il momento, come avete letto bene dei programmi, di ascoltare persone elette del popolo della famiglia. Hanno avuto questo coraggio forte, di questa chiamata a questo forte impegno, perché penso che ognuno di noi, se domani sarà eletto, non sarà eletto consigliere, vice sindaco, è sempre difficile, perché noi non facciamo i politici di professione, non abbiamo fatto, ma da oggi, come diceva Mario prima, partiremo proprio a questo, a costruire ognuno di noi l'animo del politico. Quindi inviterei su qui a salire del nostro palco il vice sindaco del Comune Centallo, Antonio Panero. Grazie. Buonasera. Siete? Sì. Buonasera, scusate l'ingresso un po' travolgente, ma succede. Io appunto sono vice sindaco di Centallo da due mandati, prima ho fatto il sindaco per due mandati, dal 4 al 14 del 2000. Adesso sto facendo il secondo mandato vice sindaco. Direi che la cosa è bellissima ed è travolgente fare questo tipo di intervento di incarico. Molto più difficile quando si può pensare dall'esterno, perché è tutto più complesso. Infatti, chi è all'esterno, e a volte non sembra in buona fede, dà sempre giudizi su chi è eletto in modo sprezzante, pensando sempre le cose peggiori, e non si rende conto che effettivamente è qualcosa che è un volontariato molto speciale. Molto speciale anche perché, bene o male, devi fare delle scelte che poi ricadono su tutti coloro che tu ogni giorno incontri. Soprattutto nei piccoli comuni, effettivamente, tu conosci tutti, quindi chiaramente le tue scelte, che sono sempre abbastanza pregnanti, ricadono direttamente su di loro e quindi chiaramente hai sempre qualcuno a cui devi dare conto. Una città grande è molto più difficile, il sindaco vive nella sua sede, non gira più di tanto per strada e quindi chiaramente è più facile forse la cosa, però è meno coinvolgente e meno interessante sicuramente. Ovviamente avere un mandato vuol dire anche realizzare delle idee che uno può pensare che siano utili e realizzarle e vedere che effettivamente possono aver dato un qualcosa in più ai tuoi concittadini. Tutto questo chiaramente comporta ovviamente i sacrifici a livello personale, con la famiglia, eccetera, ma anche a livello così di intervento a livello pubblico. Il comune è un ente che, bene o male, deve interagire con altri enti, che sono enti minori, enti territoriali, ma anche lo Stato. E qui con lo Stato diventano un po' i problemi. Perché comuni come il nostro, medio-piccolo, il mio è di 7.000 abitanti, diciamo così, che non è grande abbastanza per avere la forza di grande comune, e non è più piccolo per avere, diciamo così, avere i vantaggi del piccolo comune. Quindi, chiaramente, essere un po' in mezzo al guado. Si dice che la fascia di colore sia uguale a tutti quanti, che il comune piccolo di 80 abitanti, dalla parte mia ce n'è uno, e da quello di città grandi è uguale. È vero, il tricolore è uguale per tutti, ma cambia la sostanza, cambia il tipo di organizzazione. Lo Stato dice, tu sei un comune, come tale devi adeguarti alle mie leggi. Giustissimo, è vero il discorso. Però un comune che ha 1 milione di abitanti o anche meno, ha una struttura che può far fronte a questo tipo di intervento, qualsiasi sia. Un comune che ha un dipendente o due che fa tutto, ovviamente è più complessa la cosa, diventa più difficile, però le incombenze sono molto simili, c'è pochissima differenza fra un'incombenza di un comune piccolo e quella di un comune grande. Premesso questo, quindi noi chiediamo che lo Stato non è che faccia delle disposizioni diverse a seconda del tipo di comune, no, perché non è vero, la legge vale per tutti. Però tenga conto che la struttura è diversa e come tale le incombenze devono anche essere in qualche maniera un po', diciamo così, calibrate in base al tipo della grandezza del comune. Poi c'è una cosa, lo Stato nei confronti del comune è sempre molto sospettoso, cioè si non ha fiducia nel comune, perché si ritiene, diciamo così, dalla parte del cittadino, che è vero questo discorso. Quindi noi ha poca fiducia e sovente ci tratta un pochino come un ente poco affidabile, perché ovviamente siamo lontani e quindi quasi fossimo poco controllabili dallo Stato. Questo non è assolutamente vero. Anzi, lo Stato da noi pretende di avere giustamente delle scadenze precise e sulle quali non transige, e questo è giusto. Non sempre dalla sua parte la cosa è uguale.
non sempre uguale. Cioè, quando dobbiamo avere indietro dei trasferimenti o altre cose, sovente vanno avanti mesi e mesi e mesi. E sovente arrivano pure un po' decurtati, sai, perché per strada perdiamo qualche spicciolo dei trasferimenti dello Stato. E questo chiaramente crea problemi. E qui arriviamo al discorso, dicevamo sempre con i colleghi, lo Stato non deve darci più soldi o altre cose. Noi diciamo, a inizio anno tu mi devi dare, devo avere 100 come disponibilità, benissimo. Io so che 100 posso disporre di questa cifra e quindi posso programmarmi la mia attività. Non che poi arrivo a metà anno, sono 90 o 120 oppure altre cose che mi scombussano tutto il progetto. Molte volte arrivano soldi a fine anno, quindi soldi devi spendere nell'anno, perché se non li spendi li perdi. Il famoso patto di stabilità, famigerato patto di stabilità, che adesso è un pochino addolcito. Quindi devi spendere malamente i soldi per non perderli. E questo veramente è folle. Allora io dico, dammi poco, ma il poco che sia certo. E le norme che siano chiare. In un anno passato il governo è riuscito a fare 700 modifiche fiscali che interessano aziende, cittadini, ma anche il comune. Cioè, capite che ovviamente in questo contesto, in questo marasma di norme che cambiano, diventa sempre difficile per tutti riuscire ad applicare le leggi in maniera adeguata. Un'altra cosa, quanto tempo posso avere? Chiedo scusa. Grazie. Ho perso il conto. Un altro discorso. Lo Stato, sempre in buona fede, fa delle disposizioni, leggi, norme, eccetera, che poi riversa in periferia, ovviamente, no? Sovente sono leggi anche buone, a volte non proprio, comunque. Ma manca qualcosa. Lo Stato non si rende conto di qual è l'impatto sull'ente che è destinatario, cioè il comune, e i cittadini. Fa una norma che ritiene che vada bene, senza informarsi, senza chiedere a nessuno sul territorio se quel tipo di norma può avere un impatto positivo. Cosa succede? Le norme arrivano sul territorio, il comune, piccolo e grande, ovviamente, devono adeguarsi per applicarle, ma sovente queste norme poi diventano qualcosa di inapplicabile o di dannoso. Dannoso perché gli impiegati perdono tempo a fare queste incombenze che sono a volte inutili. Dannoso perché poi alla fine l'impatto che c'è sul cittadino praticamente è pari a zero. Faccio un esempio su tutti quanti. Norme anticorruzione, bellissima cosa, un nobile pensiero, tutti lo sbandieriamo. È una gran porcheria, scusatemi la cosa. Perché alla fine cosa ha fatto? Ha caricato i nostri uffici di incombenze pazzesche, di protocolli, di registri, cose enormi. Nominare un responsabile dell'anticorruzione, insomma, una cosa pazzesca. Alla fine, se io voglio rubare, rubo lo stesso. Perché nessuno me ne impedisce. Quindi non è che la norma in qualche maniera mette una barriera. No, mette una barriera a chi lavora bene. Perché lo fa un'angheria ulteriore. Chi è disonesto, tanto alla fine trova sempre la strada. Quindi la corruzione è una cosa di cultura. La norma, certo, ci vuole anche le norme. Ma le norme non sono poi quella panacea. Un altro esempio, trasparenza. Trasparenza ormai è un discorso di moda, no? Essere trasparenti come l'acqua, eccetera. Benissimo. Anche qui un'altra norma sulla trasparenza. I comuni dovevano fare tutta l'incombenza per dimostrare che nei vari punti erano trasparenti. Anche qui carta su carta, documenti, lavori, giorni. Alla fine diveniva poi semaforo verde o rosso nei vari punti, seri o meno trasparente. Bene, adesso non faccio nomi perché non è bello. Comuni che conosciamo, che non hanno proprio questa grande trasparenza, tutti verdi erano. Verdi fantastici. Ci sono un decreto che ce l'elenco. Noi che siamo un po' più verdotti, come si dice, un po' più stupidotti, qualche rosso ce l'avevamo, perché non sei perfetto. Quindi sono altre norme che chiaramente buttate in mezzo al macero hanno creato un discorso. Un'ultima cosa, hanno fatto un decreto per vedere i comuni virtuosi. Noi che abbiamo un bilancio perfetto, non eravamo virtuosi, tanti altri comuni. Comuni che erano forse meno virtuosi, di cui non faccio il nome, che hanno pure fatto fallimento, erano perfettamente a posto, erano virtuosi, perché chiaramente le norme che sono state inserite erano in modo tale che fossero effettivamente questi comuni fossero virtuosi. E qui mi allaccio al discorso del Lanci. Lanci che sicuramente è un'associazione che ha un suo pregio, eccetera. Ha solo un piccolo difetto, che lo considera i piccoli comuni, cioè ovvio non li guarda proprio, considera le città grandi e le grandi regioni, eccetera.
I comuni piccoli non esistono proprio, cioè praticamente, quindi praticamente noi non abbiamo nessun interlocutore che ci possa fare da tramite fra noi e lo Stato. Tra l'altro, che mi risulti da anni, nessun parlamentare è mai venuto nel nostro territorio e dire cosa vi serve, qual è il vostro problema? Nessuno, ma è normale. Con la legge elettorale che c'è adesso non ci sono più preferenze, chi viene a chiederti ancora qualcosa? Basta essere in alto nella lista, sei a posto. Basta essere nelle grazie del segretario del partito, tu sei in alto. E chi te ne frega del fatto che l'altro sappia o non sappia qualcosa, no? Qui tutto quanto ruota attorno a un discorso di dire tu sei in periferia, arrangiati. Arrangiati, tanto tu sei, hai i soldi per fare le cose. Va benissimo, però io vorrei che lo Stato, non dico che mi coccoli, ma perlomeno non mi fosse ostile, solamente noi percepiamo, almeno nei comuni piccoli, l'ostilità dello Stato. Cioè a volte ci chiede delle cose, ci chiede delle incombenze, dei moduli, delle certificazioni che sono stupidi, sono dei doppioni, belle e buoni. Entro in molto il di mandare giù plichi così. Io voglio sapere una cosa, quando mandiamo dei plichi così a Roma, ai ministeri, 8.000 comuni, facciamo diciamo, una montagna di carta, ma quella chi la guarderà mai? Io voglio sapere, alla fine, chi la guarderà mai? Il DUP, documento unico di programmazione triennale, bellissima cosa, di nuovo il bilancio raddoppiato, quindi serve a niente. Io voglio sapere quanti lo leggono. Eppure lo mangiamo giù tutti gli anni e in tempo reale deve essere arrivato giù, per forza. Poi c'è la Corte dei Conti, giustamente, fa il suo mestiere, fa le pulci. Ma noi le pulci le fa abbastanza sovente. Cioè, noi per 10.000 euro, per 2.000 euro, ci chiede come mai hai messo questo? Giusto questo, perché è precisione. Ma questo zelo è sempre così, diciamo, diffuso? Non lo so. Quindi questo non vogliamo dire che fare le vittime, perché no, anzi, è una cosa bellissima che facciamo e dico che chi può farlo, lo faccia, perché è un'esperienza interessantissima, perché è veramente molto bella, molto pregnante, molto coinvolgente. Ma almeno chi non può fare questa esperienza, perché non tutti possono fare il sindaco o il consigliere, perché ovviamente non è possibile, almeno partecipare alle sedute del consiglio comunale, perché almeno lì riesce a vedere esattamente come funziona il comune e come votano quelli che tu hai votato prima. Perché molte volte poi uno vota, dice, vabbè, ho mai dato il voto al mio consigliere, ne parlo al prossimo mandato. Non so se lavora bene, se non lavora, se è presente, se c'è o non c'è. Quindi essere presente vuol dire conoscerlo, sapere, e poi dare giudizi forse meno campati per aria, perché solamente dal bar, senza prendere chi va al bar, il bar è un'ottima cosa, ma forse non è il massimo l'oracolo della verità, dal bar non dici più sentenze, ah ci fossi io laggiù io farei così, ah si è fatto così, ha interesse a fare così, ma io lo conosco, chi va laggiù perché gli piace fare così, ecco. Di solito lui comuni fastidiosi, solamente... cioè a volte sono fondati, solamente non lo sono per fortuna, che creano quel distacco fra la politica e il cittadino che è sbagliata. Allora io dico sempre, venite a vedere il Consiglio Comunale, sentite, così avete la possibilità di sapere esattamente come funziona, cos'è che non va e che non va. Dopodiché puoi dare un giudizio, diciamo così, più chiaro. Io non mi dilungo oltre, perché penso essere giusto, spero. Dico solo questo, è un'esperienza bellissima, chi può la faccia, perché effettivamente amministrare il proprio comune è una cosa molto bella, perché dice io faccio qualcosa di utile, è un volontariato speciale, molto molto gratificante, ma anche molto pesante. Grazie. Grazie Antonio. Prima di proseguire, perché ci devono essere altri due eletti, Mirko De Carli e Valeria Caci non sono qui con noi per motivi di famiglia e uno per motivi di salute. Io vorrei fare un grande applauso anche a loro, perché Valeria Caci si è impegnata a Gela in un territorio difficilissimo e Mirko De Carli si è impegnato, come sapete, lo conoscete bene, in vari territori dove lui ha portato avanti dei suoi progetti. Allora proseguirei con Elisa Rossini, consigliere del Comune di Modena. Grazie Elisa. A tutti. Allora io mi presento come ho preteso che in Comune a Modena sul giornalino del comune venisse descritto il mio profilo. Ho preteso perché a Modena non è facile presentarsi così. Moglie, mamma e avvocato. In questo ordine.
in quest'ordine e senza l'uso del linguaggio di genere. Ho anche restituito il tesserino che mi hanno consegnato con scritto consigliera, perché non voglio utilizzare niente che venga... dall'ideologia. Ieri ero in consiglio comunale, un consiglio che è durato dalle 2:30 alle 21, dalle 14:30 alle 21, poi vi racconterò i temi che ci hanno bloccato così tanto lì. E mentre ero in consiglio comunale ragionavo su quello che vi avrei raccontato oggi. E ho pensato di partire da tre parole che secondo me riassumono l'esperienza che io ho fatto all'interno del popolo della famiglia e che in un qualche modo vanno a intersecarsi con quella che è l'esperienza in consiglio comunale. Sono comunione, entusiasmo e solitudine. Allora, comunione perché è la sensazione che ho provato subito quando ho iniziato questa avventura all'interno del popolo della famiglia. Io ricordo ancora, andai a una conferenza stampa di Flavio Morani, candidato per le politiche del 2018 per il popolo della famiglia in Emilia-Romagna, e subito venni accolta e mi fu chiesto di contribuire nell'autenticazione per le firme nelle liste. Io sono avvocato cassazionista, quindi ho pensato, beh, questa è una buona occasione per conoscere meglio questo partito e verificare un po' che possibilità c'erano. E da lì sono rimasta completamente coinvolta. Quindi è iniziato un cammino, ma un cammino proprio fatto insieme con tutti i militanti del popolo della famiglia di Modena. E proprio in comunione abbiamo avviato il percorso che ci ha portati poi alle amministrative. Una comunione bellissima, perché noi siamo stati guardati, Alessandra Trigilla lo ricorda, perché era Modena con noi quando è stato fatto il percorso alle amministrative, venivamo guardati come con ironia, quasi con scherno, nelle riunioni a cui andavamo per studiare le eventuali alleanze. E quando noi ribadivamo che noi volevamo parlare di programmi e di valori, sorridevano tutti, i poveri ingenui, questi che ancora pensano a fare politica sui programmi e sui valori, bisogna ragionare solo di tattiche. E noi insistevamo e a un certo punto abbiamo lasciato tavoli, ci siamo alzati e abbiamo detto grazie, non è questo il posto per noi. E poi confrontandoci sempre tutti insieme, siamo riusciti ad ottenere questo risultato assolutamente inaspettato, che è stato quello di vedere la mia elezione in consiglio comunale a Modena, tra l'altro con un numero di preferenze sono stata la seconda più votata di tutte le opposizioni, quindi un risultato assolutamente inaspettato. E qui vengo al secondo punto, l'entusiasmo. L'entusiasmo che è stato grande in quel momento ed è stato anche l'entusiasmo che mi alimenta tuttora, che mi fa andare tuttora, no? Perché quando io salgo la scala del municipio tutte le volte mi chiedo ma cosa ci faccio io qui? Veramente, è ancora assolutamente sorprendente. E l'entusiasmo di sentire il presidente del consiglio comunale che quando mi dà la parola, e me la deve dare spesso, povero lui, perché poi vi dirò un po' l'opera di disturbo che sto facendo, che deve darmi la parola perché sono l'unico, sono capogruppo di me stessa, cioè non ho altri intorno a me, no? Quindi ho la parola ogni volta e loro devono sopportarmi, non hanno alternativa. E quindi ogni volta sentire dire Elisa Rossini, popolo della famiglia. Quindi e quindi questo ogni volta mi entusiasma, mi stupisce, mi dà la carica, insomma è veramente una cosa bellissima.
E poi la solitudine, questo è un po', insomma, il carico, un po' la croce che ci dobbiamo un po' portare noi, no? Penso che sia una sensazione che proviamo un po' tutti quando ci troviamo in contesti di religione atea, perché anche l'ateismo è una religione alla fine, no? Quindi quando ci troviamo in questi contesti noi viviamo questa solitudine, dobbiamo sopportare questa solitudine. E effettivamente anche in consiglio comunale si riproduce questa sensazione, sia perché appunto io sono da sola, non ho nessun altro nel mio gruppo con cui confrontarmi. I leghisti per esempio sono 7, un po' si parlano, io non ho nessuno, devo ragionare con me stessa su tutte le decisioni che ci sono da prendere. Quindi questo non è semplice. E per esempio a me è di grande aiuto se qualcuno dei militanti del Popolo della Famiglia partecipa al consiglio comunale. Questo lo consiglio a tutti, sono molto d'accordo col vice sindaco di prima. È un'esperienza che andrebbe consigliata a tutti quelli che decidono di candidarsi, perché si capisce bene cosa c'è da fare, che impegno comporta, di cosa si discute in consiglio comunale. E solitudine perché i temi che noi trattiamo sono scomodi, figuratevi in un comune che porta avanti valori esattamente opposti ai nostri, cioè il comune di Modena è assolutamente lontano dai nostri temi. E io subito mi sono resa scomoda perché le prime due iniziative che ho avuto sono state una mozione per chiedere la revoca dell'adesione alla carta di intenti READI, quella delle antidiscriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale, e la seconda è stata un'interrogazione sul caso derivante dal caso Bibiano, e la mia interrogazione era proprio focalizzata su quell'aspetto dell'indagine che riguardava la matrice ideologica, quindi diciamo la sperimentazione della genitorialità omosessuale fatta sui bambini. Quindi voi capite che sono diventata veramente pietra d'inciampo. Quindi queste due mozioni sono state discusse, la prima nel Consiglio Comunale del 19 di ottobre e la seconda del settembre, scusate, e la seconda nel Consiglio Comunale di ieri. La mozione sulla uscita dalla carta di intenti READI ha provocato le ire, questa è veramente la parola giusta, le ire degli assessori e del sindaco. Perché ritengo, non voglio vantarmi in questo, perché è un patrimonio che mi deriva dalla formazione che ho ricevuto grazie alla croce, grazie a ragionare insieme col Popolo della Famiglia, però era una bella mozione che li metteva in difficoltà, perché la mozione andava a toccare il punto, questo punto. Io ero andata a verificare le attività che il Comune di Modena ha svolto per l'adesione alla carta di intenti e avevo trovato che molte delle attività riguardavano l'appoggio alla diciamo alla rivendicazione della genitorialità per tutti che viene portata avanti dal mondo LGBT. E da lì ho argomentato spiegando che questo violava leggi che venivano poste a tutela dei bambini e della dignità delle donne, perché abbiamo la maternità surrogata e il divieto di fecondazione eterologa tra persone dello stesso sesso, tra l'altro confermato da una recentissima sentenza della Corte Costituzionale, che per me è stata una benedizione perché mi ha aiutato nel discutere la mozione. Ovviamente la mozione è stata respinta perché noi abbiamo una forte maggioranza formata dal PD, dai Verdi, dalla Sinistra per Modena, quindi molto solida. Ho incassato l'astensione dei 5 Stelle, credo per stima, perché non era scontata. E ovviamente l'approvazione di tutto il centrodestra, quindi Lega, Forza Italia e ovviamente il mio voto. Ma la cosa interessante è stata l'aggressione che ho subito, proprio personale,
da parte dell'assessore attualmente al centro storico e con altre deleghe, ma che è colui che ha portato avanti tutta l'adesione alla carta di intenti, è un'aggressione a livello personale, cioè lui mi ha accusata di analfabetismo giuridico e si è meravigliato del fatto che un avvocato, dicendomi che aveva preso informazioni su di me e che un avvocato potesse cadere in un analfabetismo giuridico così grave, che consisteva nel fatto che seguendo il mio ragionamento nemmeno le leggi razziali sarebbero state superate. Questa discussione del 19 ottobre che mi ha 19 settembre, scusate, che mi ha provocato due notti insonni, perché non è facile restare lì col sorriso, perché questo io ho voluto fare. Restare col sorriso ad essere insultata. Vi dirò che questo mio comportamento incassare gli insulti senza reagire mi ha portato con grande soddisfazione a ricevere i complimenti del presidente del consiglio comunale, ovviamente del membro del PD, che mi ha chiamata alla fine del consiglio comunale dicendomi mi devo complimentare per il comportamento molto corretto avuto nonostante i pesanti attacchi che hai subito. Quindi questa è stata una soddisfazione, penso anche una testimonianza che forse serve di più di tante reazioni. E vengo poi chiudo al Consiglio Comunale di ieri, in cui si sono discusse due interrogazioni della Lega, una del Movimento 5 Stelle e una mia, appunto sul tema degli affidi, e anche qui io ho ricevuto le risate, le prese in giro, perché di questo si tratta, degli assessori e del sindaco, ma con fermezza ho ribadito che non esiste un diritto alla genitorialità, che non esiste un diritto ad avere un figlio e che la genitorialità per tutti è una rivendicazione che non è legittima. Era presente il presidente dell'Arcigay che questa mattina ha fatto un comunicato stampa piuttosto aggressivo, sempre nei miei confronti, e nel corso di tutto il dibattito è emerso ed è molto interessante, è emerso con chiarezza che il Comune di Modena persegue l'obiettivo di avviare un percorso di superamento delle leggi che bloccano, a loro parere, il percorso per la parità delle persone LGBT che deve passare attraverso la genitorialità. Questo è emerso con una chiarezza assolutamente cristallina. È stato un dibattito molto duro, ma direi molto importante, perché ha permesso di portare alla luce le vere intenzioni del nostro comune. Credo che questo per i cittadini sia una grande ricchezza. Io quello che sto facendo, perché sulla stampa voi lo sapete, non è che abbiamo tutta sta visibilità, no? Però quello che sto facendo è di dire a tutti, andate sul sito del Comune di Modena, dove sono caricate tutte le registrazioni delle sedute, e ascoltate, perché è veramente uno spaccato dell'Italia. Modena è all'avanguardia su questi temi, è avantissimo. Quindi quello che succede a Modena può succedere in altre città. Quindi veramente vi invito anche voi ad andare a visitare il sito. E quello che dico a tutti gli eletti, a tutte le persone che comunque vorranno impegnarsi,
Partecipate ai consigli comunali, andateci nelle vostre città a vedere quello che succede, perché poi noi abbiamo da decidere anche su tanti altri temi. Ieri per esempio si è discusso del documento unico di programmazione e anche lì ho iniziato il mio discorso dicendo: ho un sogno che Modena diventi la città del baby boom. Non voglio vedere monopattini, perché noi abbiamo votato una mozione per introdurre i monopattini a Modena. Non voglio vedere monopattini ma tandem, e voglio vedere le macchine fatte come pulmini delle famiglie numerose e i bambini ripopolare i parchi cittadini. E mi guardano come io fossi un extraterrestre, ma io continuerò a parlare come un extraterrestre, perché penso che questo sia il buon senso e la verità. Grazie Elisa. Io penso che questo che ha detto Elisa e quello che diceva anche Antonio prima ci dovrebbe far molto riflettere, no? Vedere quello che dicevo io prima, gente diversa nelle nostre istituzioni di alcuni comuni, e speriamo di avere degli eletti nostri in Parlamento del Popolo e Famiglia che possono portarci queste testimonianze, dove stacchiamo la spina e non facciamo passare delle leggi atroci, perché veramente penso che noi questa Italia ha bisogno degli eletti del Popolo e Famiglia per far sì che alcune cose non accadano più. Adesso chiamiamo l'ultimo, che comunque mi ha dato una sfilza, li voglio leggere perché è bellissimo. Andrea Brenna, vice sindaco, assessore all'ambiente, territorio, urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata, edilizia pubblica nel comune di Grandate Como. Grazie Andrea. Grazie a te Nicola, grazie Mario, grazie a tutti. Perché allora io a gennaio non ero quello che Nicola ha detto adesso, quindi mi ritengo ancora Andrea Brenna di gennaio, non è cambiato niente. però è evidente che la mia cittadinanza mi ha dato un grosso onere a maggio, che ringrazio Dio di questo onere. Ringrazio tutti voi, perché diciamocelo, a vicenda ci teniamo vivi, attivi e consapevoli. Quindi devo ringraziare ognuno di voi se a gennaio eravamo qui, Walter, in Piemonte, no? I risultati, no? Che non sono, no? La delusione. Però si va avanti, perché cioè, di fatto questo mio percorso è iniziato non adesso, no? Questo anche un po' per parlare un attimo della coscienza di dare tempo al tempo, di non mangiare mele acerbe, no? Non c'è fretta di mangiare le mele acerbe. Meglio aspettare che maturano, allora c'è lo zucchero e tutto ciò che di nutrimento contiene. E così anche il Popolo della Famiglia, no? Con calma. Tanto non ci corre dietro nessuno, no? E Dio è molto misericordioso se non andiamo in Parlamento fra un mese, no? Ci perdona se non siamo già in Parlamento. È evidente che potevamo fare di più, no? La metto un po' a sorridere, perché è così. Cioè noi dobbiamo sorridere, non dobbiamo essere preoccupati, perché come diceva benissimo prima Mario, che è encomiabile quello che ha detto, la selezione della classe dirigente avviene col tempo, no? Perché uno non vuole rivisti nel partito, bene, dai tempo al tempo, spariscono tutti, no? Tutti, dal primo all'ultimo. Nessuno resta nel Popolo della Famiglia se è qui solo per la poltrona, no? E quindi è un bel esercizio, perché poi ogni mattina ci alziamo, ci laviamo la faccia, e non dico perché lavo la faccia, perché sennò sono sporco. Perché faccio politica? Perché sennò il mondo diventa sporco. E allora il mio intervento, che cerco di concidere, perché ho portato la Costituzione, il codice Camaldoli, il testo unico degli enti locali, però non con lo spirito di tenervi qui 10 minuti, no? Sennò ve li andate a leggere ed è molto meglio che aver l'Andrea che si è alzato alle 5:30 di mattino a leggerlo. Però perché? Perché ci sono dei principi che io ho voluto così e corro via perché non voglio annoiare, non è da me annoiare, non ho voglia, ecco, anche perché non ne abbiamo bisogno, ecco, c'è già chi ci annoia, compresa la Corte Costituzionale, che mi assumo la responsabilità di quello che dico, non conosce la Costituzione. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, non approfondisco l'argomento, magari lo faremo in queste 2 giornate, ma secondo me non conosce la Costituzione.
con tutti i principi che tutela, soprattutto nella prima parte, pensare che qualcuno abbia il diritto a morire, no? È come avere il diritto a perdere la casa perché voglio avere il diritto di essere indebitato tutti i conti. Quella è una conseguenza di un qualcosa di negativo. Noi facciamo politica perché vogliamo qualcosa di positivo. La politica è solo positività, punto. Non facciamo politica per andare in galera. Facciamo politica per educare chi in galera ci va. È un altro discorso. Non voglio essere complicato. Il codice di Camaldoli, diciamo che si basa sulla dottrina sociale della Chiesa, su uomini impegnati in politica. E che cosa ci dice la dottrina sociale della Chiesa? In un suo punto non sto a dire che tanto non serve, ma conta il contenuto. L'uomo è un essere essenzialmente socievole. Le esigenze del suo spirito e i bisogni del suo corpo non possono essere soddisfatti che nella convivenza. E qui uno dice, è scontato. Ma qui viene il punto, secondo me, essenziale da che la dottrina sociale della Chiesa mostra tutta la sua integrità e pienezza. Se non che la convivenza familiare e la solidarietà dei gruppi intermedi sono insufficienti. Cioè non basta convivere e avere solidarietà tra gruppi intermedi. Perché l'essere umano abbia possibilità adeguate di vita e di sviluppo, occorre che le famiglie si uniscano tra di loro a costituire la società civile, la quale perciò proviene direttamente dalla natura dell'uomo, remotamente da Dio che ha creato l'uomo socievole. Cosa significa ergo? In parole sintetiche, non possiamo essere esseri atomizzati, isolati, indipendenti da tutto e da tutti. Abbiamo una necessità che viene dalla nostra stessa natura umana di essere uomini socievoli, di esprimere questa nostra ispirazione ad essere socievoli nella società civile che di fatto è lo Stato. Altro principio, la società non è un'unità numerica o la semplice somma di individui, esattamente quello che dicevo, bastava che leggessi, che così mi sforzavo di trovare le parole che la compongono, è invece l'unione organica di uomini e famiglie, gruppi, determinata dallo stesso fine, il bene comune e dall'effettiva convergenza delle volontà umane verso la sua attuazione, sotto la guida di un principio autoritario proprio. È qui che arriva lo Stato. No? Perché faccio questo discorso e non parlo immediatamente della mia esperienza in comune? Perché se non ho un fondamento sul perché io vado in un consiglio comunale come Elisa alle 2:30 a prendermi gli insulti, a uscire magari alle 9 di sera, se ti può consolare Elisa, io sono entrato lunedì alle 2 e sono uscito alla 1 di notte, ecco, cioè giusto per... ma il comune mezzo gaudio, anche Antonio Panero chissà quante ne ha fatte di ore in comune. Tutto questo per, non so, con tutto quell'elenco di cose dovrei guadagnare miliardi, invece sono 280 euro al mese, che è più la benzina che spendo io andare in giro per il comune, che... perché poi i sopralluoghi vanno fatti, no? Bisogna andare di qui di là, chiamano su, chiamano giù, io ne spendo forse 300, quindi sono a credito, prima o poi me li rimborseranno. Adesso scherzo. Però questi principi, lo Stato, il buon Don Luigi Sturzo aveva già intuito quanto i comuni sono entità che, se lasciati autonomi, quindi qui voglio trattare un attimino il principio di sussidiarietà, che è un principio essenziale, secondo me, perché se vogliamo capire i comuni dobbiamo capire la sussidiarietà. Allora prendo la Treccani, che così non sbaglio nei termini. Nel linguaggio politico il concetto, la sussidiarietà è il concetto per cui un'autorità centrale, ergo lo Stato, avrebbe una funzione essenzialmente sussidiaria. Pertanto, ad essa attribuiti quei soli compiti che le autorità locali non siano in grado di svolgere da sé. Cosa significa? Uno dice, ma vai in comune, sai, per 280 euro non è importante. No, non c'entrano i soldi. Non c'entra niente di tutto ciò che è l'interesse personale, perché io considero, anzi, vorrei fare un applauso, ecco, a chi ha nella sua vita fatto il consigliere comunale o è entrato in una giunta comunale o in qualche modo già solo partecipa ai consigli comunali. Perché? Perché di fatto è tutto gratuito. No. La vera politica corrotta è quando iniziano gli stipendi altissimi, gli appalti enormi. Oggi è vero che c'è tanta corruzione, come diceva Antonio, ed è giusto che lo Stato intervenga, perché non credo che lo Stato debba lasciare liberi gli amministratori locali di fare quel che vogliono. Ci sono delle normative abbastanza stringenti che sono le centrali uniche di committenza, cioè non è più il comune sopra certi importi a fare lui direttamente i lavori, ma si affida a una centrale unica di committenza che, con tutta una serie di criteri, affida i lavori a chi è meritevole secondo degli schemi precostituiti. Se non fosse che poi c'è chi forza anche quei sistemi, perché siamo in Italia ed è normale che sia così, quindi Antonio annuisce. Detto questo, ecco,
con la consapevolezza di quanto il comune sia importante, della sussidiarietà, cosa significa? Cioè, localmente facciamo tutto quello che localmente possiamo fare, lo Stato fa solo ed esclusivamente quello che noi localmente non possiamo fare. E uno dice, sì, beh, ma Don Luigi Sturzo non è importante, voi siete degli esaltati. No, no, perché noi abbiamo il testo unico degli enti locali, che è la normativa nazionale che, diciamo, da proprio ordinamento, cioè si chiama sostanzialmente proprio, se lo dico in diretta così poi chi rivede o chi vuol segnarselo, è il decreto legge 267 del 2001, decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, scusate, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Il principio di sussidiarietà è esattamente citato in questo testo unico, quindi è legge dello Stato, rientra nell'applicazione costituzionale, e quindi il principio di sussidiarietà è sostanzialmente espresso all'articolo 3 al comma 5, in cui si recita: i comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Vedete che lo ritroviamo come termine. Ed è qui che il mio intervento si titola proprio l'importanza dei comuni, no? In Italia e la loro presenza in Europa. Perché? Perché poi non andiamo sempre con il testo unico, perché io non voglio portarvi parole mie, cioè voglio portarvi leggi dello Stato, perché noi è su quelle che facciamo leva. Se abbiamo una leva che è la nostra etica, abbiamo bisogno di un appoggio che è quello delle leggi, e quindi le leggi dobbiamo anche saperle usare, consultare e quantomeno, diciamo, a livello indicativo conoscere. Il comune ha delle funzioni, e questa è, ecco, articolo 13, sempre del testo unico del 2000, spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, principalmente nei settori organici, attenzione, ecco, dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuiti ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Diciamo che poi, vabbè, il sindaco e il vice sindaco, quando non c'è sindaco, diventa anche ufficiale del governo, quindi, diciamo, gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare, di statistica, tutta una serie di altre funzioni. Io torno sull'articolo che ho detto prima: principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alle comunità, dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. Qui capiamo quanto il comune ha veramente enormi poteri, perché è quello che tassa, no? E quello che diceva prima Elisa, se tu, Elisa, giustamente avessi tutti favorevoli quando tu fai una mozione per portare Modena come il comune delle nascite, no? Dello sviluppo. Insomma, innanzitutto il tuo comune diventerebbe uno dei più virtuosi in assoluto, perché le tue scuole, i tuoi asili sarebbero tutti pieni, dalla prima all'ultima. Le tue case di Modena sarebbero tutte occupate dalla prima all'ultima da persone che pagano tasse rifiuti, pagano bollette dell'acqua in base ai membri che ci sono, quindi il tuo comune, i bilanci del tuo comune probabilmente raddoppiano, per intenderci. I servizi verrebbero garantiti. La tua società si autosostiene, perché i più piccoli poi crescono e aiutano i più deboli, quindi i tuoi servizi sociali vengono caricati molto di meno, no? Ma magari avessero questa luce, no? Tu a Modena stai portando questa luce. Tra gli insulti, ho conosciuto personalmente, possiamo parlarne e stare qui un mese a spiegare come lo vediamo personalmente spesso, però 2000 anni fa ci ha raccontato di uno che tra gli insulti ha fatto cose un po' grandine, mi pare di capire, no? Che la sua parola è andata un attimino un po'. E quindi, ecco, non ti preoccupare, ecco, anche perché alla fine loro sanno benissimo che se ti attaccano devono avere dei fondamenti, e tu stai andando proprio in quel punto, in quei fondamenti. Quindi io vorrei rifare un applauso, Elisa. Brava. Perché no? Perché sei coraggiosa. E poi sei un avvocato, quindi se devi fare una querela penso che non devi andare a cercare qualcuno che ti difenda. Detto questo, ecco, a gennaio non ero nessuno, abbiamo fatto l'appello Liberi Forti, mi sono ritrovato a maggio ad essere assessore vice sindaco. Il mio percorso arriva da lontano, arriva già da 5 anni fa, in cui avevo fatto un'esperienza che poi la nostra compagine non vinse. Però ecco, ci siamo ripresentati quest'anno con un gruppo molto eterogeneo di persone comunque di buon senso. Quello era il centro, è il centro essenziale, cioè contornarsi di persone di buon senso. È un'esperienza quella del Consiglio Comunale che mette in discussione tutti i nostri schemi, perché siamo molto resti ad essere socievoli, a confrontarci, invece il Comune ci obbliga a confrontarci, no? La stessa Giunta, Antonio,
siamo magari molto restii ad esporci, invece o lo dici lì o non lo dici più, no? Anche in consiglio comunale, o lo dici o non lo dici, non c'è un'alternativa, no? E, ecco, io poi voglio dirvi anche questo, sappiate che il comune di tutto quello che avviene intorno a voi incide tantissimo, no? Monica prima ce l'ha rappresentato, cioè quanto un comune spinga per noi, abbiamo visto Bibbiano, cioè adesso non penso che devo farvi esempi, no? Vedete quanto un comune incide nella vita delle persone, vedete quanto un comune è capace invece di incidere positivamente nella vita delle persone, perché ci sono comuni che detassano, ad esempio il nostro comune già 3 anni fa ha alzato il livello di esenzione a 15.000 euro, no? Nel senso, quando uno ha reddito inferiore a 15.000 euro non paga tasse sostanzialmente, ed è una cosa positiva, ma anche a livello familiare qual è il vero aiuto, ecco, che poi quando si va, ovviamente adesso abbiamo vinto maggio, c'è il DUP, che è il documento unico di programmazione, che sostanzialmente ha anche dei lati positivi, perché consente di guardare un po' più in là del mese. Poi ci sono le logiche dell'avanzo di bilancio, che sostanzialmente se un'opera non è stata realizzata in quell'anno, quella spesa o quella non spesa va in un avanzo sostanzialmente, e quindi lo Stato dice o lo spendi o viene bloccato sostanzialmente. Bisogna essere molto esperti, bisogna stare molto attenti, bisogna andare molto a fondo, non bisogna scherzare, perché è evidente che poi Corte dei Conti e Magistratura sono alla porta, ecco, perché non si scherza con i soldi di nessuno, neanche con i nostri, per intenderci. Io che posso dirvi, ecco, io vi invito proprio, perché allora facciamo così, siamo molto chiari, non tutti tra noi possono sentirsi di voler fare un'esperienza impegnata in un comune, o hanno anche solo materialmente il tempo, no? Diciamo che poi il tempo quello lo si trova, però non tutti magari sono portati a farlo. Però se siamo qua è perché noi abbiamo un'ambizione di portare la nostra positività nella politica, no? Il Popolo della Famiglia è l'unico partito che agisce positivamente, no? Perché è quella la verità, siamo l'unico partito che agisce positivamente, cioè siamo gli unici che andiamo nelle sedi istituzionali a creare le anomalie tipo Modena, no? A creare le anomalie tipo Antonio, ricordami il tuo comune? Centaldo in Piemonte. E, per intenderci, questa anomalia non è un'anomalia negativa, cioè se a Modena non sono abituati a vedere cose positive, a difendere dei diritti, no? Io lo insegnerò a Elisa, non è mica un problema. Lo impareranno, Elisa, abbi pazienza, ma lo impareranno, anche perché hai già un gruppo che è minoranza che è molto vicino a te. Se non sbaglio, adesso in Emilia-Romagna si va alle regionali, vero? Quindi siamo molto... Tutto questo per dire cosa? Ho iniziato, come ho iniziato finisco. Bisogna avere pazienza, no? Non bisogna forzarsi, non bisogna obbligarsi a fare per forza una lista, ecco, perché ad esempio io sono un po' contro a fare a tutti i costi la lista del Popolo della Famiglia perché devo far vedere il simbolo, no? Perché in un comune di 3.000 anime come il mio, fare una lista finta poi la paghi sul territorio. Perché il comune è bello per quello, perché c'è il principio di sussidiarietà e perché la Costituzione dice queste cose. Perché dice, io do a chi è lì che ci mette la faccia, che sanno dove abita, che se vanno a suonare il campanello o lo aspettano sotto casa, se ne combina una, sanno dov'è, no? Se affido a quelle persone che sono le più vicine ai cittadini l'onere e la responsabilità politica, io Stato controllo, verifico, faccio ciò che lui non può fare, l'autostrada la fa lo Stato, non lo fa un comune, per intenderci. Le politiche sociali globali lo fa lo Stato, non lo fa un comune, un ospedale non lo mantiene un comune, per intenderci. Però se io do ai politici vicini alla cittadinanza la responsabilità, io ho dato in se stesso lo strumento di pace sociale, di rappresentatività politica e di bene comune, no? Perché alla fine tutto il centro della Costituzione è il bene comune. È qui che dico, e lo ripeto, la Corte Costituzionale non conosce la Costituzione, perché la Costituzione è basata su un principio che è il bene comune, no? Il bene comune tra noi, siamo 100, uno non gli do il veleno per morire, no? La Corte Costituzionale non conosce la Costituzione, no? E mi avvio, anzi concludo velocemente. Se noi capiamo l'importanza dei comuni e vogliamo impegnarci in questa esperienza, tra noi c'è già chi l'ha fatto, lo sta facendo, quindi i consigli fioccheranno e voleranno. Teniamoci consapevoli anche, teniamoci
per mano proprio a livello intellettuale del fatto che non siamo da soli, no? Io sfido chiunque di noi a sentirsi da solo in un consiglio comunale. È vero che nel momento a livello umano è terribile, no? Ma nessuno di noi è da solo, no? Non solo socialmente tra di noi, nessuno di noi è abbandonato in quell'attività gratificante, stupenda, cioè è una cosa magnifica. Adesso noi ad esempio stiamo progettando tutte le ciclabili intorno, perché siamo un comune che grazie a Dio ha un bilancio molto facoltoso e stiamo prendendo e contornando tutto il comune di ciclabili, noi che siamo il comune urbanizzato l'88%, cioè abbiamo dato il sangue tra industrie, fabbriche, case, ville e quant'altro. Adesso stiamo cercando di vivere quel poco di verde in modo salubre, in modo sano, e quindi è stupendo ed è gratificante. Cerchiamo di capire che il comune è la prima politica, cioè a mio modo di vedere è più importante fare politica in comune che a Roma, a mio modo di vedere, perché lì io tocco Luigi, Carolina, è lì che io conto che l'anno scorso siamo 16 in meno, è lì che tasso e decido quanto tassare e quanto non tassare, è lì che leggo le priorità, perché il problema è che lo Stato le priorità locali non le legge, no? Io l'ho sempre detto, sarebbe bello che i comuni imparassero ad allearsi per zone geografiche, tipo i comuni della Bassa Padana, no? del Po, del Polesi, non so come chiamarlo, hanno degli interessi che sono diversi dai comuni della Riviera, no? I comuni della Riviera Romagnola hanno gli stessi interessi dei comuni della Riviera Adriatica, delle Marche o dell'Abruzzo o quant'altro. Sarebbe bello che i comuni imparassero ad associarsi, perché lo prevede anche la Costituzione, no? Lo prevede anche il testo unico, che creino forme di partecipazione. Poi ti arriva Del Rio che ti dice che favorisce l'unione dei comuni, anche lui non conosce la Costituzione, perché la Costituzione stessa sancisce le autonomie locali sempre nell'ottica del bene comune, del principio di sussidiarietà, e la Costituzione stessa sancisce che la politica, scusate che questo ve lo leggo perché secondo me è importantissimo, Nicola, quanto ho? 30 secondi? Chiudo il volo. Nicola, più che altro è il caffè. Ah, caspita, questa è un'esigenza per Ubi Maio. Allora, la Repubblica Una Indivisibile riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo. Prima parte della Costituzione, il più ampio decentramento amministrativo. Poi ti arriva Del Rio nel 2014 e ti dice che favorisce l'unione dei comuni dando delle mancette finanziarie ai comuni che si riuniscono per poi non toglierle sostanzialmente. Fenomenali. Conoscono tutti la Costituzione a menadito proprio. Il vero problema è questo, il vero problema è che non tutti possiamo dare energie massimo. Io vi do solo un consiglio, concentrate le vostre energie sul settore di vostro massimo interesse, cioè fate una certa meditazione su voi stessi e cercate di capire quale può essere il vostro impegno, la militanza, la partecipazione, la sponsorizzazione, la divulgazione, la candidatura dove, in un comune, in una regione, in uno stato, in un... Ecco, cioè di analizzare bene prima cosa si può fare, in base a quello cosa si può fare diventate dei leoni, no? Che le leggi le cavalcano, che sanno cosa dicono. Elisa non ha bisogno, perché è avvocato cassazionista, non ha bisogno certo di avere... Certo, poi tutti dobbiamo imparare, però ecco, diventate proprio dei leoni, diventiamo dei leoni, nessuno nasce imparato, io per primo. Detto questo, non mangiamo mele acerbe, qui faccio un appello alla mia regione, ma anche al Piemonte, ma anche a tutte le regioni, compresa l'Emilia Romagna, che adesso vanno al voto, non perdiamo tempo. No? In Lombardia fra quattro anni si rinnova il Consiglio regionale, iniziamo a lavorare adesso. Vero Piero? Teniamo duro, perché se adesso iniziamo a lavorare, le mele saranno mature fra quattro anni. Forse quello che noi paghiamo un po', ma sia chiaro che è connaturale a noi, siamo un partito giovane, siamo gente che ci crede col cuore, no? Magari non ha la Costituzione a menadito, ma c'ha un cuore che metà basta, no? Capiamo che in politica il cuore non basta, siamo spirito e carne, no? La politica è anche carne, maledetta carne anche a volte, perché a volte mancano i soldi, a volte non si può, a volte l'assurdità, no? Le spese ordinarie, cioè le entrate ordinarie finanziano le uscite ordinarie, le entrate straordinarie finanziano le uscite straordinarie. A me entrano 1 milione di euro straordinari, ci posso fare la ciclabile, no? Non mi entrano entrate ordinarie per i servizi sociali, ma arriva la mamma che ha bisogno, gli devo dire che non ci sono le finanze, cioè questo è lo Stato, no?
che va a incidere sulle autonomie locali. Cioè, capite quanto i bilanci anche comunali sono stati scassati con questo patto di stabilità, che poi alla fine sta stabilità non ho capito dov'è, non ho capito perché deve essere messa in discussione, posto che lo Stato non può fallire, no? Era un principio che dicevano quando ero bambino, adesso no. Lo Stato si può indebitare con soggetti sbagliati, quello sì, anche il comune. Detto questo, mi rendo veramente disponibile a chi tra di noi ha necessità. Io ho un assessorato estremamente tecnico, cioè ho 6 assessorati legati tutti alla parte ambientale, territoriale, di edilizia pubblica, privata. Mi rendo veramente disponibile, ma proprio in modo gratuito, ecco, cioè nel limite delle mie potenzialità e possibilità. Però esiste WhatsApp, uno ha una domanda, provo a rispondere per esperienza. Penso, anzi, facciamo così, propongo, facciamo, siccome la politica è cosa positiva, e me lo ripeto tutti i giorni, perché io non mi tiro giù dal letto a fare il delinquente, ma mi tiro giù dal letto a cercare di lasciare un mondo migliore a me stesso per i prossimi anni che vivrò, ma mia figlia che ha 16 anni, no? A lei, io lo faccio per lei. Poi sì, lo faccio un po' anche per me, perché profondamente siamo tutti un po' egoisti, ma in bene, cioè io non voglio vivere 40 anni da cani, no? Ma propongo Antonio e Elisa, no? Se facessimo un gruppetto, o tra gli eletti, perché magari tra noi ce ne sono alcuni, o qualcuno che l'ha fatto anche recentemente, perché non è che, cioè, deve esserli in carica, di fare in modo che tra di noi, la persona che, o gruppetto, non so come, cioè, ma fare in modo che noi, magari non io, magari Elisa, magari è, a chi tra di noi, di tutto il PDF, dopo studiamo la forma, perché nel gruppo WhatsApp Mario non penso che funzioni per sta roba, ma ci rendiamo disponibili veramente a dare, no? A dare a chi... A degli amici che qui, visti da qui, siete fantastici, quindi grazie, io mi fermo qui. Grazie Andrea. Grazie a voi.